Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Un fuori onda durante l'ultima puntata della Volta Buona rischia di scatenare polemiche nel mondo di Ballando con le Stelle. Durante la trasmissione condotta da Caterina Balivo è stato mostrato un filmato che ha rivelato una tensione dietro le quinte tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. Durante il filmato, Guillermo Mariotto e Sonia Bruganelli hanno scambiato battute in modo scherzoso, con la Bruganelli che ha promesso un caffè a Madonia se avesse aggiunto 3 punti in più al suo voto. Tuttavia, Madonia non ha gradito affatto l'uscita della compagna e ha commentato stizzito di essere stato coinvolto in modo così diretto. La situazione si è fatta ancora più tesa quando Laura Freddi e Rosanna Lambertucci, ospiti in studio, hanno criticato aspramente la battuta di Sonia, definendola una caduta di stile e sottolineando che Madonia non aveva bisogno del suo permesso per prendere un caffè con Mariotto. Inoltre, indiscrezioni riportate da Giuseppe Candela hanno rivelato che la Bruganelli avrebbe perso le staffe dietro le quinte a causa di un commento negativo di Selvaggia Lucarelli durante la puntata. Secondo Candela, la Bruganelli avrebbe anche tentato di diventare giurata al posto di Selvaggia l'anno precedente, ma Milly Carlucci avrebbe rifiutato la proposta. Questa situazione potrebbe portare a ulteriori tensioni nel programma e mettere in discussione il rapporto tra i membri del cast. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se ci saranno ulteriori sviluppi.